Il Malamut fa la muta due volte l'anno. E che muta? La muta nel Malamut avviene due volte l'anno, principalmente in primavera e in inizio dell'autunno. Va a cambiare il pelo in vista della nuova stagione. La muta più importante e più difficile da gestire è quella sicuramente primaverile. Il Malamut si è creato il sottopelo e quindi un pelo veramente molto folto per resistere alle temperature rigide dell'inverno, anche se effettivamente adesso non si capisce più niente a livello di tempo e quindi fa sempre caldo, ma comunque il Malamut va a creare un sottopelo molto importante e quindi va a perdere tantissimo pelo nella stagione primaverile, quindi come potete vedere in questo caso qua. Invece la muta di settembre è una muta più leggera e quindi risulta essere per noi meno impegnativa.